Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'arrosto di lonza con patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 60 minuti. Gli ingredienti sono olio, pepe, pancetta, cipolla, un po' di spezie, il dado Bimby, sale, un pezzo intero di arrosto di lonza di circa 800-900 grammi, i funghi porcini surgelati, patate e latte. Adesso iniziamo a preparare l'arrosto di lonza. Intanto è una ricetta che possiamo fare tranquillamente guidata, quindi menù, tutte le ricette, nuovamente tutte le ricette, dalla A alla Z, arrosto di lonza con patate. Inizia. Ci sono gli ingredienti, adesso cominciamo. Per prima cosa dobbiamo inserire nel boccale la cipolla. Andiamo avanti. Uniamo l'olio, 30 grammi. Andiamo avanti, posizioniamo il misurino. Cinque secondi a velocità 5. E adesso abbiamo tritato la cipolla. Adesso andiamo a insaporire il tutto. 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Inseriamo nel boccale la pancetta. Andiamo avanti. Posizioniamo il misurino. Avanti. 5 secondi a velocità 5. Andiamo a riunire tutto un po' sul fondo con la spatola. Nel frattempo massaggiamo la lonza con un cucchiaino di sale e di pepe. Qualche erba aromatica. Andiamo a massaggiare così, perché così tutte il sale e le erbe aromatiche vanno a penetrare all'interno della carne e la rendono più morbida. Assaggiare naturalmente la lonza da tutti i lati. Fatto ciò, prendiamo il pezzo di lonza e lo poggiamo direttamente così sulle lame. Andiamo avanti. Unire il latte.
il dado, circa mezzo cucchiaino, non di più. Andiamo avanti. Chiudete il boccale con il coperchio senza il misurino. Andiamo a posizionare il vassoio del Varoma. Mettiamo le patate tagliate a fette. Andiamo a mettere un po' di sale nelle patate. E anche un po' di pepe. Chiudere con il coperchio e andiamo a cucinare un po' il tutto per 20 minuti a Varoma a velocità 1. Benissimo, adesso dobbiamo girare la carne. Andiamo avanti. Riposizioniamo il coperchio e il Varoma. Andiamo avanti. 30 minuti, Varoma, velocità 1. Bene, le patate sono pronte. E anche l'arrosto di lonza è perfettamente cotto. Adesso andiamo a impiattare. Arrosto di lonza con patate. Grazie e alla prossima ricetta.